Nuovo contrattempo nelle ultime ore per Mirko Drudi, che dà forfè anche per la gara di domani a Lucca. In difesa spazio alla coppia Illanes in grosso, con Verroli a sinistra insidiato da Frascatore. In avanti, senza Chiarella infortunato e Blanuta in nazionale, Rauti è pronto a tornare dal primo minuto con Ferrari e Clemenza. A centrocampo Pontisso si porta dietro una botta al piede, ma ci sarà con Delisio. Al posto dello squalificato Pompetti, Auteri lascia intravedere la soluzione Memushai, che ora sembra in vantaggio su Diambò. No, perché nel frattempo Memushai sta molto meglio, perché Diambò ha recuperato e perché abbiamo la possibilità di mettere in campo giocatori che possono sostituire bene. Nella Lucchese il tecnico Pagliuca non recupera Papini, Semprini e Fedato. Rodriguez non è ancora in grado di giocare dal primo minuto. In avanti ci saranno Nanni e Belloni, più uno tra Visconti e Ruggero. In mediana Frigerio, Collo delle Minala, davanti a Coletta, linea a 4 composta da Corsinelli, Bacchini, Bellic e Nannini. Auteri presenta così il match. Questa è partita da dentro fuori, quindi voglio dire, il pareggio credo che non serve a nessuno. Quello che è successo all'andata ci appartiene poco, abbiamo sbagliato, in quel caso c'è un giocatore che non c'è più, non abbiamo agito correttamente, però loro sono squadra che corre tanto, squadra composta da giocatori che hanno fame, che si vogliono affermare, squadra organizzata dal punto di vista tattico, che ha gioco corale e aggressione, squadra che cerca i ritmi, non è il Pontedera, per cui nel senso che il Pontedera è una squadra che allunga sempre le squadre che ha di fronte, perché ha questo gioco di mettere palla davanti ed accorciare sulle seconde palle. La Lucchese è una squadra che articola il gioco, quindi è una squadra che si può anche aggredire. Diciamo ci sono delle condizioni migliori proprio perché è una squadra che accetta il confronto. Con obiettivi ancora in ballo, Auteri non si sbilancia sul suo futuro, o meno, ancora a Pescara. Io sono proprio sereno e tranquillo perché, ripeto, l'obiettivo è il presente e l'immediato futuro. Io nella mia carriera ho quasi sempre fatto contratti annuali, perché poi bisogna stare bene insieme, quindi i matrimoni fatti per forza non vanno bene. Intanto ieri dalla Procura federale è arrivato l'atteso deferimento al Pescara per la vicenda plusvalenze. A differenza di quanto era emerso dall'atto di conclusione delle indagini, che era stato notificato a febbraio, al club biancazzurro viene contestato solo il comma 1 dell'articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva, illeciti di natura economica dovuta alla valutazione non congrua dei calciatori, e non anche il più temuto comma 2, illeciti economici senza i quali una società non si sarebbe potuta iscrivere al campionato, che prevedeva tra le sanzioni più pesanti una penalizzazione in classifica, finanche la retrocessione all'ultimo posto o l'esclusione dal campionato. Col comma 1 il rischio è quello di un'ammenda. Nel comunicato diramato ieri sera, la società biancazzurra si è dichiarata certa di poter chiarire nelle sedi opportune ogni aspetto di interesse, sicura di aver sempre operato nel rispetto delle leggi statali e delle normative federali.